Torna in pedana la vincitrice della specialità del cerchio, la russa Daria Svetovskaya. Intanto che aspettiamo la regia, parte che vediamo nel backstage Chiara Ianni e anche Manuela Maccarani. Perché immediatamente alla fine di questa finale della palla sarà di nuovo finale della squadra, esattamente con palle e nastri. Eccole. Infatti, qui le nostre ragazze. Eccole che si stanno concentrando, anche perché il nostro capitano inquadrato. Escono per prime, ossia aprono la finale di palle e nastri. Quindi per questo sono già al momento della concentrazione quasi ferme, nel senso, invece che concentrazione nel provare i movimenti, i lanci e cose, se dico imbecillità Daniela correggimi, ma sono invece già al momento del fermo e della concentrazione, di ripassarsi mentalmente, come diceva Daniela, l'esercizio. E allora vediamo Daria Svetovskaya. Che vediamo se ci presenta un dipinto, visto che ha una magnifica tavolozza disegnata sul costumino. No. Beh, questo le costerà. Era una ripresa difficile, senza ombra di dubbio, ma è stata forse quasi una disattenzione. Fatto, perché ha proprio gattonato verso la palla, però brava, palla. Perché bisogna finire l'esercizio in contatto con l'attrezzo. Non credo che avrà un punteggio, ossia sempre abbastanza alto. Questa cosa che la regia ci ha riproposto è una cosa difficilissima, perché lei rotola lungo tutto il braccio, la schiena, mentre si sta ruotando per poi fermarla in mezzo alle gambe. Invece questo, che era molto più semplice del precedente, invece purtroppo l'ha perso. Come vedete, quando supera i due passi, 1, 2, 3, puff. E lì c'è il anche finale qui, dell'esercizio. Qui potrebbe, dipende dalla giudice, perché non so se sono due completi, potrebbe essere o 0,50 o 0,70, però credo più probabilmente 0,70, perché poi c'è anche il tuffo. È come se fosse un ulteriore passo per andare a bloccare la palla. Alina Maximenko, intanto l'Ucraina ha ottenuto 17-250, invece la Daria Svetovskaya probabilmente ha compromesso un po' questa finale individualista della palla. E Maria Tito